a tutti ragazzi e benvenuti in questo primo episodio della Let's Go Pixelmon. Come vi avevo preannunciato nell'ultimo episodio della GX, abbiamo mantenuto sia il mondo che i Pokémon. Ma le novità di questa serie sono davvero tantissime. Ci siamo impegnati un sacco in questi giorni per poter aggiungere un bel po' di cose e alcune di queste le andremo a scoprire oggi. Abbiamo ovviamente aggiornato la mod all'ultima versione, ma abbiamo anche aggiunto nuove mod. Ragazzi, vi invito subito a lasciare un bel like per partire con il piede giusto con questa nuova stagione della Pixelmon e ovviamente ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E ora non perdiamo tempo e iniziamo l'episodio! La prima cosa che vorrei mostrarvi oggi è la mia palestra. Finalmente dopo tanto tempo sono riuscito a terminare la costruzione. Per chi fosse arrivato solamente adesso su questa serie, dovete sapere che ognuno dei membri su questo server ha fondato una sua palestra con delle particolari caratteristiche. E oggi vi mostrerò la mia palestra colore. Perché palestra colore? Beh, dovete sapere che ognuno dei Pokémon è classificato all'interno del Pokédex per colore. Ci sono in totale 10 colori diversi, quindi io per la mia palestra ho scelto un Pokémon per ogni colore. Quindi la mia squadra in totale avrà 10 Pokémon. Questa specie di gazebo che ho costruito è, diciamo, la parte centrale della mia palestra. Qua ci sono alcune delle statue dei Pokémon che compongono la mia squadra e qua al centro, tempo fa, c'era una scala che portava ai sotterranei. Ho eliminato questa scala e ho messo questo pulsante che ci serve per teletrasportarci direttamente nella sala dove l'avversario conoscerà quali Pokémon dovrà affrontare. Allora, cliccando su questo pulsante verremo direttamente teletrasportati in questa sala. Qui sono raffigurati tutti e 10 i Pokémon della palestra, però come ben sapete la squadra è formata da 6 Pokémon e io quindi ho creato un meccanismo per poter estrarre in modo del tutto casuale 6 Pokémon, che saranno appunto gli avversari del giocatore che vorrà sfidare la mia palestra. Il nostro avversario potrà arrivare qua al centro, volendo anche sedersi su questa soffice poltrona e dovrà quindi cliccare per 6 volte questo pulsante e uno dei Pokémon si accenderà. Proviamo allora, pronti? Pum! Si è acceso! Eccolo qua! Kangaskhan! Questo sarà il primo Pokémon della squadra. Proviamo un'altra volta. Tac! Si è acceso questa volta. Dusknoir! Perfetto! E così via. Dovrà arrivare ovviamente a 6 Pokémon. A questo punto, una volta che avrà scoperto quali Pokémon dovrà affrontare, potrà preparare la sua squadra. E potrà teletrasportarsi nel campo di battaglia utilizzando quest'altro pulsante. Qui c'è lo spazio per mettere le varie medaglie, ragazzi, perché anch'io affronterò le altre palestre. Quindi man mano che andremo a vincere le medaglie le andremo a mettere in questo posto apposito. E ora ritorniamo all'ingresso della palestra perché voglio farvi vedere da lontano il campo di battaglia. Allora, siete pronti a vedere il campo di battaglia? Certamente, eccolo là ragazzi, in mezzo al mare. Come vedete sembra sospeso e attaccato attraverso questi fili. Questi colori rappresentano praticamente delle colate di colore che scendono dalla piattaforma, che adesso andiamo a vedere nel dettaglio. Allora, prendiamo il nostro Toucannon, iniziamo a volare e avviciniamoci al campo di battaglia. Lo guardiamo dall'alto perché, come potete notare, questo è il disegno della mia medaglia. Una medaglia ovviamente arcobaleno perché appunto ci sono tutti questi colori. Non corrispondono esattamente ai colori dei Pokémon, però ho voluto utilizzare quelli originali della medaglia. Ragazzi, guardate qua il lavoro che ho fatto con queste colate di colore. Secondo me sta davvero benissimo. A me piaceva quest'idea di creare questo campo un po' particolare e anche molto colorato. Ed ecco qua il nostro campo di battaglia. Qua ci sono già gli spettatori, sono pronti, e qua ci sono le due piattaforme dove andranno i due giocatori che si potranno affrontare. Ragazzi, io spero che questo lavoro vi sia piaciuto perché ho impiegato un bel po' di tempo per preparare tutto quanto. Quella parte l'avevo già fatta tempo fa, però per fare la stanza che avete visto prima e anche questa piattaforma ci è voluto del tempo. Quindi io spero che vi piaccia e spero anche di avere presto un avversario da affrontare. Bene, ora che abbiamo visto la palestra andiamo a vedere un'altra cosa molto molto particolare che abbiamo aggiunto in questa stagione della Pixelmon.
Innanzitutto abbiamo modificato e rinnovato un pochino il nostro villaggio. Qua ho aggiunto una strada che porta al centro del villaggio che mancava, quindi da questa parte si può salire e arrivare nella zona centrale. Abbiamo sistemato un pochino tutti quanti i sentieri, però abbiamo aggiunto un altro sentiero. Un sentiero piuttosto lungo, ma molto molto importante. Perché dovete sapere che le palestre che abbiamo creato non avranno il solo scopo di farci guadagnare delle medaglie, ma avranno lo scopo di farci raggiungere la Lega Pokémon! Sì, ragazzi, abbiamo creato la Lega Pokémon. E adesso questa strada ci porterà alla struttura dove è posta la Lega. Eccola qua, ragazzi, guardate cosa abbiamo fatto. Allora, vedete la stradina tutta quanta decorata, lavorone anche questo per poterla fare, e questa è la struttura che non voglio farvi vedere troppo nel dettaglio, che contiene la Lega. Dovete sapere che per poter accedere alla Lega però dovremo sconfiggere le altre palestre. Con una medaglia potremo andare ad affrontare il primo dei Super 4. Poi con due medaglie il secondo e così via per arrivare a sfidare il campione della Lega. Non so quanti di voi si aspettavano la novità della Lega Pokémon, sicuramente ce la chiedete da un sacco di tempo e ci siamo finalmente decisi a portarvela. Ora ognuno di noi ha una palestra e quindi battere qualche altro avversario non avrà il solo scopo di guadagnare una medaglia, ma di poter accedere alla Lega Pokémon. Le novità però non sono finite qui, ce ne sono delle altre e molto molto succose. Vediamo innanzitutto qualche novità riguardante l'aggiornamento della Pixelmon. Come potete notare, a fianco del nome di ogni Pokémon compare ora l'icona che indica il sesso colorata. Questa è una piccola novità, ma è qualcosa che hanno aggiunto nella ultima versione della Pixelmon Generation. E ora andiamo a cercare qualche nuovo Pokémon, perché devo mostrarvi un'altra cosa, una forse delle novità più importanti di questa stagione. Allora, innanzitutto andiamo a cercare un Pokémon e proviamo a sconfiggerlo. Vediamo se ce n'è qualcuno qua in giro. Dovrebbe esserci un Pokémon qua. Ecco, perfetto. Allora andiamo con il nostro Cloyster. E ora vi faccio vedere un'altra novità. Quando andiamo sulle mosse, a sinistra compare la descrizione della mossa, mentre a destra è stata aggiunta l'informazione della categoria della mossa, in questo caso mossa stato, mossa fisica, eccetera, eccetera. Ora andiamo a sconfiggere questo Pokémon. Facciamogli un geloscheggia, ok, facciamogli un altro, ok, e adesso vi faccio vedere un'altra cosa. Allora, droppiamo tutto. Guardate, sono comparse queste icone. Icone che indicano praticamente il tipo di Pokémon che abbiamo sconfitto, in questo caso tipo lotta. Queste icone le possiamo raccogliere e sono, ragazzi, delle essenze. Avete capito di cosa sto parlando? Non lo so se tutti lo sanno. Ora vado a craftarmi una cosa e vi spiego di cosa si tratta. Allora, siamo qua nel mio magazzino, andiamo nella crafting table e craftiamoci questo oggetto che vi svelerà che cosa abbiamo aggiunto a questa stagione della Pixelmon. Tadam! Ragazzi, il deck holder. Significa che abbiamo aggiunto il gioco di carte dei Pokémon all'interno della Pixelmon. Yeah, ragazzi, fantastico! Ecco qua il nostro deck holder. E con questo noi possiamo andare a preparare dei mazzi di carte. Allora, vi faccio vedere che c'è questa interfaccia. Allora, qua vedete le icone che sono comparse quando ho sconfitto il Pokémon. Quando noi andremo a riempire con almeno 50 essenze tutti quanti i tipi dei Pokémon, potremo craftarci un random booster pack. Oppure potremmo, in questo caso, se ne abbiamo 300, fare un base set. Oppure un jungle booster pack, un fossil booster pack, oppure un team rocket booster pack. Se invece clicchiamo con il tasto destro sul card holder, come vedete, apriamo questa interfaccia che ci permette di andare a posizionare tutte quante le nostre carte.
E ora andiamo a sconfiggere un po' di Pokémon, perché devo incominciare a riempire tutte queste icone delle varie essenze. Allora, vediamo di sconfiggere un po' di Pokémon. Allora, vi faccio anche vedere che tra le varie cose che ho fatto, oltre a costruire la palestra, ho sistemato anche le mosse. E sicuramente esulterete nel vedere che ho messo finalmente Darkest Lariat al nostro Incineroar. Poi ho aggiunto Fuoco Bomba, Terremoto e Morso è rimasto. Quindi ho sistemato anche quello dei vari Pokémon. Man mano li scoprirete quando li vado a utilizzare. Allora, andiamo a utilizzare Fuoco Bomba, super efficace. Abbiamo vinto la battaglia, droppiamo tutto. E guardate quante iconcine ci sono qua. Sono enormi, forse a seconda della dimensione praticamente indica la quantità di essenza o di punti che prendiamo. Volevo farvi anche notare che man mano che il sole cala cambia anche il colore della luce, come vedete è molto più rossastra. Questa è una delle novità che abbiamo introdotto con un resource pack. Allora, là in fondo c'è credo un boss, però io volevo andare a sconfiggere questo Pokémon. Allora, io non ho Pokémon di tipo acqua qua a portata di mano, ma lo possiamo subito mettere in squadra. Un Milotic ci sta tantissimo. Dai, vieni qua, perfetto. Allora, abbiamo Surf, che lo va a sconfiggere istantaneamente. Possiamo droppare tutto. Allora, vediamo a che punto siamo. Ne ho sconfitti un po'. Ci manca ancora un po' del tipo erba. Poi abbiamo elettro. Questo dovrebbe essere psico, normale e folletto. Ce ne sono ancora un po'. Ce ne sono ancora un po' da prendere. Guardate anche, ragazzi, la luce della notte è leggermente più bluastra rispetto a quella che avevamo prima. Allora, ho sconfitto un bel po' di Pokémon, vi faccio vedere quanti punti ho recuperato. Mi mancano solo pochi punti del tipo drago e qui abbiamo un Deino che dovrebbe darci quello che ci serve. Allora, andiamo a fargli un semitraglia veloce e dovremmo sconfiggerlo subito, perfetto. Allora, andiamo a prendere i punti, non ci interessa il resto, voilà, perfetto, preso tutto quanto e adesso ragazzi credo che siamo in grado di creare il nostro primo pacchetto di carte. Allora, vi anticipo che non ho mai provato a farlo prima, quindi lo faccio per la prima volta insieme a voi. Andiamo qua e facciamo create. Ok, ci ha dato un pacchettino qua nel nostro inventario, vedete? Fossil Booster Pack. Adesso andiamo a spacchettare, allora, vediamo un po' come si fa. Se clicco col tasto destro, sei sicuro di aprire questo pacchetto? Sì, sono sicuro, voilà. No, spettacolo, ragazzi! Vediamo un po'. Woohoo! Golem! Poi abbiamo Energia. Ok. Grimer, fantastico, Omanyte, poi Golduck, poi abbiamo un altro Grimer, poi abbiamo Mr. Fuji, Energy Search, Grimer ancora e infine abbiamo Moltres. No ragazzi, è stupenda questa mod, è stupenda. Quindi adesso noi abbiamo tutte queste carte che penso li possiamo andare a posizionare qua dentro. Eh già, le possiamo andare a mettere dentro il nostro card holder. Tra l'altro è spawnato un leggendario, ma lo lasciamo lì questa volta perché, ragazzi, non ne voglio sapere di leggendario oggi. E qua possiamo andare a vedere tutte le nostre carte. E dunque, ragazzi, questo era il primo episodio della Let's Go Pixelmon. Io spero davvero vi sia piaciuto e vi siano piaciute soprattutto le novità che abbiamo introdotto, che non sono assolutamente finite. La parola minigame vi dice niente? Guardate, vi posso anticipare che abbiamo 2/3 minigame nuovi da portare alla Sfortunas. Quindi rimanete sintonizzati e non perdetevi i prossimi episodi. A questo punto non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo episodio. Ciao!